Gentile collega, quando ci troviamo a metà gravidanza, come in questo caso in cui stavamo a 20 settimane, dobbiamo essere veloci nella diagnosi perché ci deve essere il tempo per poter eseguire tutte le consulenze necessarie. Guarda la testa. La testa ha l'aspetto tipico a trifoglio, la plica nucale non è aumentata. Il cervelletto è normale, tutte le strutture endocraniche visibili all'ecografia sono regolari, ti segnaliamo un occipite appiattito. Il profilo è normale, l'area appiattita, il naso è regolare, il mento è regolare. Continuiamo lo studio. Osserva subito un torace a campana. Come te ne accorgi? Non per l'aspetto del torace, ma per quella bozzetta che vedi dopo, che è l'addome, che ti fa vedere come quello sia più grande rispetto a quest'altro. E allora vai a vedere il torace, che cosa vedi? Le coste piccole, orizzontalizzate, il cuore che riempie buona parte del torace, più del 50%, la circonferenza cranica che corrisponde a 17 settimane, 16 settimane. E vai ad osservare tutto, vai a osservare anche quello che di regola non si vede, come la scapola, esistono dei nomogrammi per la scapola. Vai ad osservare ciò che regolarmente non si vede, qual è la clavicola, esistono dei nomogrammi per la clavicola. E questo perché? Perché noi già avevamo visto che c'era una displasia ossea. E allora dobbiamo cercare di caratterizzarla nella maniera migliore e quindi eseguire anche un ecocardiogramma che risulta perfettamente regolare, di cui ti faccio vedere pochi secondi di immagine e ti metto la scritta che non ci sono cardiopatie congenite presenti. Vedi una regolare quattro camere, setto primo e setto secondo, e ti scrivo che non ci sono cardiopatie per indicarti. Fai uno studio attento dell'addome e vai a vedere lo stomaco, i reni, l'intestino, tutto perfettamente regolare. È chiaro che in una presentazione di un caso si fa un breve riassunto. Ti faccio vedere, devi vedere il fenotipo, che è femminile. E qui inizia il vero esame, che sarà lungo e dettagliato, in cui tu devi vedere tutti e quattro gli arti, con le sue frazioni di arti, e studiare tutte le ossa lunghe. Ti colpisce subito la brevità del femore e questo aspetto caratteristico del femore chiamato a cornetta di telefono. Vai a fare la misura e che vedi? Che corrisponde a 14 settimane. Quindi, per un'epoca di 20, femore che è al 14° è di gran lunga sotto il terzo percentile e quindi viene catalogata per l'epoca di gestazione in un'idisplasia severa a sviluppo precoce. Tibia e fibula. La tibia appare piccola, un po' più grande rispetto al femore, ma questo è anche normale. Vedi anche la fibula, vedi anche il perone. Misuri tutte e due le tibie, sia da un lato che dall'altro. Vai a vedere la gamba e vedi un altro aspetto caratteristico, l'esuberanza dei tessuti molli, tipiche delle displasie ossee. Esegui la biometria della fibula che si porta più o meno uguale come la tibia e questo ti serve per escludere la fibrocontrogenesi, la morfologia del femore, la morfologia successiva dell'omero ti porteranno ad escludere la teleostogenesi, anche se devi sempre ricordarti che sono diagnosi di certezza molecolari. E allora rivediamo un poco. Cranio a trifoglio, aspetto particolare. Testa all'interno regolare, a volte nella displasia tenatofora ci può essere una lieve idrocefalia. Femore corto, tibia e fibula presente, omero incurvato, adesso te lo faccio vedere sia l'uno che l'altro, misura dell'omero in rapporto a quella del femore similare intorno alle 13-14 settimane, ulna e radio presenti, tessuti gonfi, tessuti e molli abbondanti,
radio e ulna normali, e questi sono tutti segni regolari. La mano abbastanza regolare, anche come biometria, non c'è polidattilia. Ok? Ed è importante perché abbiamo visto che c'è anche un torace stretto. Non c'è polidattilia. Vai ad osservare tutte queste cose, rivediamo di nuovo l'altro omero, l'altro ulna e l'altro radio, considerazioni, consulenza genetica il più veloce possibile, counseling appropriato alla paziente, necessità di eseguire dopo la nascita, foto, radiografie e conservazione di tessuto biologico affinché il genetista, che è il vero regista del caso, possa dare il rischio di ripetibilità che in questo caso di displasia tanatopora, come è stato accertato successivamente, era ovviamente zero e quindi la tranquillità la c'è stata. Hai rivisto per un istante il bacino stretto, lo rivedi di nuovo questo, proprio questo scalino tra il torace e l'addome, vedi l'esuberanza dei tessuti molli, ma soprattutto ricordati che il segno principe è il femore a cornetta di telefono. Grazie per l'attenzione e adesso rivedrai per l'ultima volta il femore a cornetta di telefono. Qui vedi il torace stretto. Ecco qui, grazie dell'attenzione.